Allora, eccoci qua. Siamo da dove siamo usciti l'altra volta, dalla cella, praticamente. Quindi dobbiamo capire perché noi siamo Ifrit. Non costringermi a rispedirti lì dentro, eh? Madonna, incazzato come un mostro, anche tu. Allora, qui ci sono delle side quest bloccate? No, in realtà no, però sono tutti aggiornati. Fai in fretta. Sei Se vuoi. aggiornato. Urlo tempestoso. Guarda, frammento del vento. Urlo tempestoso. Ma io la voglio craftare subito. Nemmeno un graffio, eh? Sì, equipaggiamola subito. Incredibile. Guarda che bella la spada. Sembra più uno stocco. No, in realtà è proprio una spada. Tu invece? E tu che cosa vuoi? E tu che cosa vuoi? Spada bastarda. Vabbè, no, in realtà abbiamo praticamente. Vedi, soffio del vento, arrocco della torre. Riduce di 2,7 secondi il tempo di ricarica. Minchia, 11.000 kill. Puttana Eva, questo è un botto. Torna presto, Eh no, costa oppure no. troppo. Costa Tanto non troppo. fa alcuna differenza. Costa troppo. Allora, qui abbiamo sbloccato altre robe. Mi sa che sono ovviamente tutte le cose. E infatti tutte le zone arcade. Queste le dovrò fare poi, ovviamente, per conto mio. Mi divertirò a farle. Poi, sì, dobbiamo andare. Ah, jukebox, c'è Cos'è novità? il terzo? Ehi tu, novellino. Perché jukebox novità? Cosa abbiamo in più? Ah, ottenuto dalla storia, durante la storia principale. Sì, abbiamo ottenuto, mi sa, qualche altra cosa. Cioè, qualche altra musica. Io volevo andare invece dal tizio della lore. Vediamo se possiamo aggiornarlo. Non sapevo che il letame avesse tanti usi. Sei qui per una storia? Sì. Esatto, gli raccontiamo un paio di roba, vediamo se ora si sciocca. Ah, vabbè, Se oddio. hai una domanda per me, sarò felice di Ifrit, ecco, ora rispondere. finalmente abbiamo l'identità ri rivelata di Ifrit. Un Aegon dell'elemento fuoco apparso per la prima volta nell'anno del regno 860, quando forze imperiali attaccarono la fortezza rosariana di Porta Fenice. Avvolto da fiamme infernali, questa creatura demoniaca si avventò contro la Fenice, travolgendo l'Aegon con una forza e una ferocia mai viste prima. La sua comparsa era solo il presagio di un'altra scioccante rivelazione. Il suo dominante, altri non è che Clive Rosfield. E quindi. Verità nascoste, guardiana del vento, nella quale Benedicta si è trasformata nel suo sventurato volo per sfuggire all'impero. Assume la forma di una terribile arpia, invocando tempeste e lacerando le carni della sua preda con artigli affilati come quelli di un falco. Solitamente la sua dominante nasce tra i discendenti dei semi del vento, un'antica tribù che un tempo viveva nelle terre dello stretto di Auta, ora appartenente al dominio cristallino. Le Ah, librerie sono c'era sempre anche aperte, Ramu, effettivamente, che non l'abbiamo come può visto. aiutarti qui? Guardiano del tuono, i cui poteri si sono risvegliati in Sidolfus Telamon. L'Aegon è noto agli abitanti del regno come simbolo del giudizio, sicuramente per via del suo aspetto di saggio e dello scettro con cui richiama i fulmini. Secondo le leggende, non solo i dominanti di Ramu hanno il dono di comandare il fulmine, ma ottengono anche una profonda comprensione della vera natura del mondo. Della vera natura del mondo. La battaglia dei confini. La battaglia dei confini è un conflitto combattuto dall'impero di Sunbreak e il regno di Waloed. Quindi avevo ragione. Praticamente il re di Waloed è Odino. Avendo perso territori fondamentali contro le forze di Sunbreak, 8 anni prima della battaglia dei Regni Gemelli, i Walodiani lanciarono un assalto a Belenus Tor nel tentativo di riguadagnare un accesso alle terre imperiali, sul lato opposto dello stretto di Auta. Entrambe le parti schierarono i propri Aegon e nello scontro tra Odin e Bahamut andò persa un'intera legione sambrecchiana. Alla fine Waloed ottenne il proprio avamposto a Ciclonia. Ah, quindi hanno vinto loro alla fine. Hai scoperto qualcosa di utile? Sì, qualcosina di Non sapevo che potessi fidarmi di te. utile. Assolutamente sì.
Allora, qui side quest in realtà non ce n'è, ma mi sa che le side quest forse erano, diciamo, in un'altra zona. Vedi, non posso andare da nessuna parte. Missioni nelle vicinanze, qua non mi segna nulla. Aspetta, non ci sono missioni disponibili. No, perché devo parlare con Sid, mi sa. Sì, ma Jill? Quando è che mi fate rincontrare Jill? Ah, sei uscito dalla cripta. Si vede, sai? Ma ti ringrazio per la cortesia di esserti coperto. Taci. Ah, hai energie per ribattere. Senti, allora, abbiamo un incontro con Gav. Se l'avessi dimenticato, sei il motivo per il quale si è messo a indagare. Per niente. Allora, ascolta. Mentre dormivi nella cella, Gav si è impegnato per scovare il dominante. E secondo il suo rapporto, ne ha fiutato le tracce. Gav si è fatto in quattro per te. Il minimo che tu possa fare è ascoltarlo. L'incontro è alla cascata del re. Muoviamoci. Quando sei pronto, partiamo. Ok. Quindi ora in teoria... Ah no, non possiamo... Niente, possiamo andare soltanto lì. Non abbiamo... Non abbiamo altra roba da fare qua. Madonna, guarda quanta zona che c'è ancora da esplorare. Ok, e allora andiamo a Cascata del Re. Visto che per ora non possiamo fare altro. Qualche tempo fa questa era una fiorente via commerciale. Poi giunse la piaga. La gente emigrò e la via venne abbandonata. Ora è la scorciatoia perfetta. Gab ci attende. Andiamo. Ti stai ancora autocommiserando? Ti prego, basta. Riflettici bene, Clive. Tutte le voci indicano che... Era un segnale imperiale. Perché sono qui? Il forte è abbandonato da anni. C'è una trappola? Le chiacchiere attenderanno. Devo scoprire che cosa combinano. Va avanti e raggiungi Gav. Ma sappiamo entrambi che... Niente ma, intesi? Oh, però Sid sinceramente si sta mostrando molto figo come personaggio, eh? Spero che non mi deluda. Probabilmente uno dei più fighi al momento. È veramente figo, proprio è deciso, ti dà supporto, sembra quasi una sorta di secondo padre per Clive. Sembra quasi un secondo padre. Allora, intanto pettiamo, ecco qua, obiettivo, strapazzami di coccole. Che citazione a Topo Gigio. Però siamo da soli, eh? Sid se n'è andato. Io, il dominante del fuoco. Le ricerche di Gav sono inutili. Però anche quel tizio incappucciato aveva i poteri del fuoco, eh? Alfi morti. E per cosa? Ok, ora a parte il fatto che io per esempio non ho sbloccato i poteri di Ifrit, vedete, perché io ho comunque ancora quelli della Fenice e quelli di Garuda, ma non ho quelli degli Ifrit. Quindi io non è perché non ho il controllo di Ifrit, è come se fosse una sorta di modalità Berserk la mia.
Quindi bisogna capire il perché. Oddio, sento rumori strani. Chi è? Oh, un bel troll? Bell'orco? Chi sei? Oddio, sembri un po'... Oh, il Minotauro! Porco! Come osi attaccarmi così? Ok. Che bello il combat system. Una volta che inizi a padroneggiare. Una volta che inizi a padroneggiare il combat system, è fenomenale. Usata per la creazione. È veramente divertente il combat system. Boh. Un'altra scorciatoia perfetta, Sid. Proprio in mezzo a una tana di bestie feroci. Sarà interessante giocare poi alla difficoltà quella vera che si sblocca dopo aver completato il gioco la prima volta. Perché poi esiste la difficoltà Final Fantasy che si sblocca dopo, quindi diciamo che questa è quasi come se fosse una sorta di difficoltà tutorial, mettiamola così. Ciao Rubrum. Quindi bisognerà vedere. Oh, un altro? Fatemi passare. Porca miseria. Troppo lento.
Ah, peccato, non sono riuscito a fare il counter. Volevo farvi vedere il counter con Garuda. Che caruccio il counter con Garuda, è che non l'ho fatto bene, perché lo devi fare proprio in tempo. È molto preciso il movimento. Ma io non vedo l'ora di prendere Titano, madonna, con Titano ci sono i perri. I perri, voi sapete cosa vuol dire che ci sono i perri, no? C'è bello. Prendetelo! Non deve scappare! Oh no! Gav! Sono imperiali quelli! Chi va là? Ma guarda, un disertore! Prendete la tua testa! Fuori dai piedi! Hai fatto la tua scelta! Dai, vieni che te ti faccio... Otà! Esatto. Oddio! Che è il dragoon? Un altro dragoon. È una viverna. Certo, perché loro le comandano. Ah, ora qua mi trasformo in Ifrit, puoi vedere? Ah... Eccolo. Live, com'è la situazione? Sei in ritardo. E Goff è nei guai. Cosa? Hai gli imperiali alle costole. Raggiungiamolo prima di loro. Ho capito. Riequilibriamo lo scontro. Ci sono obiezioni? Io prendo il drago. Tu prendi il dragone. Da te me lo ricordo il tuo moveset. Counter! Ma bastardo! Fuori, bastardo! Ah, vero che lui faceva il doppio attacco! Più male a me che a lui. Mi spiace. Andata! Uno in meno, resta un altro. Doppio salto. Che cazzo di range hai? È vero che tu hai doppi attacchi, io me lo dimentico. Sto colpo. E niente, sto colpo mi fici putri. Oh.
bastardi volano. Quello che sale dovrà poi scendere. Volate, ascenderai. Perdita di tempo. Forza, facciamola finita. Vai, vieni qua, che ti faccio il counter. Yes! Cavaliere del Sole morente. Madonna, col counter l'ho ucciso, anche che uscita spettacolare ho fatto. Armatura imperiale? Ah, ok, usata per la creazione. Ok, tutto materiale per il crafting. Forza! Oddio, speriamo che non muoia. Poverino. Che è ferito però. Dai che si è appeso. Grande. Dammi la mano. E come fa, mischino? Aiutami. Aiutami. Aiutami, Clive. Ma è il trauma di suo fratello. Ci sono. Ce l'ha fatta. Pensavo si bloccasse. Ecco fatto. Clive non ha il tuo naso, dicevo. Finirà in un burrone, dicevo. È questo il problema con il mio naso. Lo ficco tutte le volte dove non dovrei. Se non fosse stato per voi, questa sarebbe stata la mia fine. Grazie. Davvero. Quindi, novità? Beh, ho scoperto dov'è diretto il vostro amico. Gav. Io. Lui e la sua compagna sono diretti alla tua vecchia patria, Rosaria. Sapeste come hanno ridotto gli imperiali che hanno cercato di fermarli? Non c'è alcun dubbio. Lui è un dominante del fuoco, per forza. Non può essere. Clive, ti ho visto trasformarti in Aegon con i miei stessi occhi. E sì. Probabilmente hai ucciso tu la Fenice. Ma non eravamo soli, no? C'era quel tizio che è entrato nel vortice. Sì, l'ho visto. Non era un sogno, è là fuori. Ma chi diavolo è? Non chiedermelo, non ne ho idea. Ma so una cosa. Lo troverai e lo scoprirai. Dopotutto, hai giurato. Cosa? Di vendicare la morte di tuo fratello. Di non fermarti finché non avrai ucciso il responsabile. E quindi, scopri se il responsabile è lui. O togliti la vita.
Sid, io... Non ringraziarmi, ringrazia lui. Grazie, Gav. Ma che vuoi che sia? Quindi stanno andando a Rosaria i due. Quest'anno gli uccelli non sono tornati. Le terre morte avranno inghiottito i loro nidi, immagino. E Joshua sicuro lui. Vedi? Non resta molto tempo. Guardalo. Anche i capelli sono molto simili. Tra un giorno o due. Il problema è chi è lei. Dove tutto ha avuto inizio. Sì, sì. Hai visto? Hai visto che è Joshua? L'ho detto io. Devo fermarlo. Vabbè, easy. Minchia. Pazzesca sta roba. Perché lui giustamente essendo la Fenice è rinato. Ma il problema è come. Sbagliava la pilli di fuoco come fosse un dannato vulcano. Hai mai visto un vulcano? Cosa? Credi che ti prenda in Drive. Giro? Jill? La tua amica è sveglia. Si è svegliata. Dai, dai, dai. Ora si rincontrano dopo tanto tempo, dopo 13 anni. Va da lei, idiota. Con che faccia ci va, giustamente. Bene, gente, basta oziare. Guts, con me. Gav, fatti controllare le ferite. Oh, dimmelo chiaramente. Quanto tempo mi resta? Allora? Tutto a suo tempo. Ma prima spostiamoci. Madonna, avevo letto prima spostiamoci. Gira. Certo, Jill ora è diventata la dominante di Shiva. Cioè, totalmente... Totalmente a caso ste robe. Cioè, Jill ora come ha fatto a diventare la dominante... Come ha fatto a diventare la dominante di Shiva? Il problema è quello. Oh, il Muguri. Simpatico. Hanno persino un Muguri. Non ne avevo mai visto. Sì, ma le cacce? Quindi approfittane, Kupo. Mi sembra che il bestiario di mio padre dicesse che vivono nel cuore della foresta e che non si rivelano mai agli umani. Sa il fatto suo, ma quello non sa che Nectar l'Audace non è un Muguri qualunque, Nectar, Kupo. Hai detto. Clive. Tu capisci la lingua Muguri, Kupo? Così sembrerebbe. È vero, come fai a capire la lingua Muguri? Finalmente, Kupo! Che bellino, però. Sto cercando di parlare con questa gente da quanto il vento mi ha portato qui, ma nessuno capisce quello che dico. Sembra... doloroso. Mi senti e mi capisci, Kupo? Ciao, ciao, Lagunone. È il nostro piccolo segreto, Kupo. Vedi, effettivamente il Kupo, cioè il Muguri non è stato doppiato, vedi, fa soltanto i versi del Muguri. Questa è una cosa in realtà molto intelligente. È una cosa molto intelligente. Voglio sistemare questa ringhiera. Però Jill... Eccola. È vero, dunque. Sei davvero tu. Che bella, mamma mia. È così. Clive. Che tra l'altro lei è Shiva e lui è Ifrit. Sembra combaciare questa cosa, perché
anche in Final Fantasy XV c'era la c'era leggenda, no, di Ifrit e Shiva che stavano insieme. Le ferite sono a posto. Cioè erano amanti Shiva e Ifrit. Taria mi ha detto tutto. Mi hai salvato la vita. Dopo che te l'ho quasi tolta, non avevo idea. Scusami, ma come ti sei ritrovata lì, Jill? A combattere per loro. I sangue ferreo ci invasero poco dopo l'arrivo delle notizie di Porta Fenice. Ah, ecco. Rosaria aveva perso i suoi capi. Il ducato era nel caos. Il regno di ferro vide la nostra debolezza e allora colpì. Uccisero gli uomini e catturarono le donne. E così ti portarono a Ferraria. Volevano divertirsi con me prima di uccidermi. Ma io non morì alla fine. I miei poteri si risvegliarono. E cambiò tutto quanto. Accadde così in fretta. Ci dissero che i sangue ferreo avevano preso una dominante e che volevano portarla nella loro crociata. Mi offrirono una scelta. Combattere per loro in battaglia o vedere massacrate le mie compatriote. E ci chiamano dominanti. Chiamano? Cosa? Che è successo, Clive? Che è successo a Porta Fenice? Glielo racconta? Minchia. Sono stato io. Ho ucciso Joshua. No, non è vero. Ti conosco, tu non lo faresti mai. È la verità. Mi sono ritrasformato in lui poco tempo fa. Il secondo Aegon del fuoco. Il responsabile. Clive. Quando ripenso a quella notte. Ecco, vedi, bisogna capire cosa dice lui dal labiale. Il labiale bisogna capire. L'uomo incappucciato. Mi ha parlato. Mi ha parlato. Sembrava quasi thank you, non ho capito. Che cosa ha detto? Perché? Ah, ti abbiamo trovato. Ti abbiamo trovato. Cosa intendeva? Clive. Dobbiamo tornare lì, a Porta Fenice. Sì, assolutamente. Devo sapere che è successo. E anche tu devi saperlo per certo. E se quello che mi hai detto è vero, e hai fatto quello che hai fatto, allora lo affronteremo insieme. Jill, io... Comunque, in teoria, se... Allora, se funziona... Come funziona la storia? Tecnicamente Shiva dovrebbe uccidere Ifrit. Quindi dovrei cambiarti i vestiti allora. Quindi va a finire che è Jill che ammazzerà Clive. Non vogliamo certo che vi emozioniate troppo. In teoria, se è così, perché loro sono Ifrit e Shiva. Scusa. Ifrit e Shiva si amavano, stavano insieme. Ci vediamo presto, Clive. Però la furia di Ifrit poteva essere contenuta solo dal ghiaccio di Shiva. Quindi se stanno reinterpretando la storia di Ifrit e Shiva, finirà così. Cioè finirà con Clive che impazzisce per qualche motivo e sarà Shiva a fermare Clive. Cioè sarà Jill a fermare Clive. Potrebbe essere fighissima sta roba, eh? Ti raggiungerò non appena mi sarò cambiata, Clive. Ma no, fammi vedere mentre ti cambi, scusami. Perché devo aspettare? Vaffanculo. Pensavo di averti detto di levarti dai piedi. Adesso la tua amica si deve rivestire. Tutte e due vi rivestite? Allora aspetta che mi siedo qua io.
Non mi posso sedere qua? Sdraiare neanche? Madonna che siete pallose, oh. Dai, siamo nel medioevo qua, su. Facciamo le cose zozze tutti insieme. Ah, intanto ci sono delle side quest. E quindi questo vuol dire side quest. Tu, nuovo arrivato. Dammi una mano. Ah, così. Che succede? Buongiorno, buonasera. La mia assistente è andata a raccogliere della terra e da allora non ho più sue notizie. Io non riesco a concentrarmi, ho paura che possa essere in pericolo. Per favore, ti supplico, puoi controllare. Io devo sapere qualcosa. Vado, d'accordo. Meraviglioso, ti ringrazio. Ah, finalmente verrai qualche side quest un po' più interessante. Sai dove è andata? Ai covoni di Goltan. Si trovano ai margini di Ala Perduta. Non è un luogo sicuro per una portatrice da sola, forse. Ma la terra lì è davvero incredibile. Adesso va. Ciao, Jack. Non perdere tempo, perché potrebbe essere già troppo tardi. Va bene. No, beh, priorità non c'è bisogno. Tanto sono soltanto due qua. Là ce n'è un'altra. Sarebbe comodo un... Ciao, Mike. Simpatico il Moguri, eh? Ah, di nuovo tu? Ah, Clive, ti stai ambientando, spero. Mi sto abituando al posto. Piacere di sentirlo. Ti confesso che speravo di poterti convincere ad aiutarmi un'altra volta. I tuoi servigi verranno ricompensati, ovvio. Non devo portare altro mangiare? Funziona tutto così. Ciao, Satanino. Cerchiamo di essere migliori dei nostri ex padroni. Ora, venendo a questo lavoro, ho nuovamente bisogno di un paio di mani per consegnare del cibo ai nostri stimati compagni. Ho tre pasti destinati a tre anime operose, che ne dici? Va bene. Felice di aiutare. Magnifico. Le tre persone in questione stanno tutte lavorando in varie parti del rifugio. Ne trovi una all'ingresso, una negli alloggi e una di guardia alle celle. Grazie ancora, Clive. Vediamo cos'altro mi confessano questi tipi. Perché solitamente quando vai a portare mangiare poi ti parlano, ti danno anche delle informazioni piuttosto interessanti. Non abbiamo abbastanza squadre per seguire tutto. Sì, ma io devo sbloccare le cacce. Io appena sblocco le cacce impazzisco. Sento un buon profumino. Per me, spero. Esatto. Da parte di Kenneth. Oh, grazie tante. Queste creature sono esigenti. Non gli piace che io vada al Chocobo Grasso lasciandole qui. Ti tengono impegnata, eh? Già, mai un attimo di pausa. Forse è meglio se mangio qui, visto che puzzo di stalla. Rovinerei il pasto agli altri. E chi ha tempo di lavarsi e vestirsi per cena quando devo occuparmi di questi tesorucci? Comunque, grazie per il cibo. E porta i miei cari saluti a... Beh, il fatto che comunque Clive fosse Ifrit ormai lo sapevamo tutti. La campagna marketing del gioco si è basata praticamente sullo spoilerarci questa roba. Cioè, figuratevi che che praticamente la pubblicità che hanno fatto su PlayStation si sente chiaramente Clive che dice: vieni a me, Ifrit. Cioè, per farvi capire. Cioè, mi sembra abbastanza particolare. Sei già tornato? Vuoi farti un altro pisolino nelle celle, vero? Diciamo che è uno di quei... di quei spoiler minimi che però non ti rovinano l'esperienza. Perché tu, va bene, dici: ok, Clive e Ifrit, non ma bisogna capire lo tutto quello che c'è dietro. Così tanto che spaventerebbe uno jaguaro. Deve essere dura stare di guardia qui. Il problema... Infatti, ma a volte qualcuno va rinchiuso e qualcuno deve sorvegliarlo. Il problema è che delle volte... Aiuto la gente a dormire la notte e non sono in molti a potersene vantare. Cerca di restare da questo lato. Allora, diciamo che delle volte le pubblicità, i trailer, ormai al giorno d'oggi stanno un po' rovinando anche l'esperienza di gioco.
Perché per esempio questa informazione di Clive che è Ifrit sarebbe stata bella comunque scoprirla, sarebbe stata bella scoprirla diciamo in corso d'opera. Guarda che bella sta spada. E craftiamolo. Io le crafto tutte le armi. Io voglio tutte le armi disponibili e immaginabili del gioco. Finito. Tutte le voglio. Quindi da un lato è un peccato, perché sarebbe stato anche figo vedere magari, no, la reazione di dire wow, Clive Ifrit, quindi ora cosa è successo? Mentre invece è una cosa che tu già sapevi. Purtroppo. Posso aiutarti? Mi manda Kenneth. Ah, splendido. Hai sentito? È arrivato il cibo. Il tuo appetito scarseggia ancora? È malato. Temo di sì. Quelli che non necessitano più di cure mediche immediate vengono mandati qui a riposare. Mi prendo cura di chi non può farlo per sé, il che mi lascia poco tempo per tutto il resto. Fortuna che ci pensa Kenneth a sfadare. Vabbè, sei una sorta di assistente sociosanitario, per niente. Generosità di brava gente come lui e come te. Grazie. Bravo, vedi, anche a quei tempi c'erano i sociosanitari. Consegnato tutto. Vedi, queste sono, allora, per esempio, vedete, queste missioni dove tu devi portare comunque il cibo sono quel genere di missioni che mi danno fastidio e che odio in questo genere di gioco, ma qui me le hanno camuffate bene, perché con la scusa che io vado a portare il mangiare sblocco dei dialoghi che mi fanno capire non solo come è strutturata la società all'interno del rifugio, ma mi fanno capire anche i vari ruoli delle persone che ci sono in giro. Quindi qualora io per un motivo o per un altro dovessi sapere o mi dovessi in un qualche modo immedesimare in uno di questi personaggi, so effettivamente che cosa fa, so perché si trova lì, so che sta facendo, mi danno praticamente lore. Ah, sei tornato, finito, magnifico. Ecco, come promesso, la ricompensa. E l'accetto un po' di più questa cosa rispetto al solo fatto, dice, tieni, porta il fiore alla tizia lì perché ha bisogno per fare la collana. Credimi. Cioè, sono contento che tu l'abbia notato. Anche tu hai, e fai avanti e indietro, come hai già abilmente dimostrato. E avrai sempre un posto con noi se lo vorrai. Sei molto gentile. È la verità e nessuno di noi oserebbe negarlo. Non vedo l'ora di scoprire cosa porterai a questa comunità. Distruzione porterò. Io sono sempre più, adesso sono sempre più infognato con la teoria che Clive in realtà sia il pericolo principale per tutti. Prezioso, può essere ottenuto per può essere venduto per ottenere gear. Oddio, mi è venuto il singhiozzo. Io sono sempre più convinto del fatto che adesso Clive sarà la rovina praticamente di tutti. E dovremmo sconfiggerlo alla fine. Ho sta forte impressione. Io ho sta forte impressione. Perché se veramente hanno fatto, perché se veramente hanno reso la storia di Clive e Jill come la leggenda di Ifrit e Shiva, c'è poco da dire. Shiva deve uccidere Ifrit dopo che perde il controllo. Madonna, quanto sarebbe figo se ci azzecco. Qualcuno è nei guai. Ehi, che cos'è un ragno? Che cazzo è quella roba? Ok. Allora, diciamo che poi per quanto riguarda il discorso della demo, che si capiva che era Ifrit, era un po' un ni, perché la telecamera in realtà
ha fatto un tiro mancino. Si è vista un'inquadratura dove effettivamente si poteva pensare che Clive fosse Ifrit, e un'altra inquadratura invece da esterno. Quindi bisogna capire bene il perché abbiano fatto questa, diciamo, questa divisione di inquadratura. Sei ferita. Quella è la cosa che ancora, secondo me, è sospetta. Io ti ho già visto al rifugio. Sei nuovo, è molto vero? Sospetta quell'immagine, cioè quell'inquadratura più che altro. Io, Martel. Ma che ci fai qui? Ti cercavo. Non è un luogo adatto a una portatrice. L'ho notato, ma la terra non si raccoglierà da sola. Comunque è interessante questa cosa. Potresti tornare al rifugio. Esattamente, che tipo di terra ti occorre? Mi serve della terra locale. Ma sarei sciocca se rifiutassi il tuo aiuto. Devi cercare della buona terra. Scura, ricca, profumata. La riconoscerai. Terra scura, ricca. Ricca e profumata. Chiaro. Beh, dovresti tornare. Quindi anche giardiniera adesso. Mi era così preoccupato che stava quasi per venire lui. Mi sembra improbabile, ma non discuto. Grazie. Terra, dunque. Certamente non manca qui. Allora. È scura, ricca e fragrante. Campione di terreno. Ah, noi ne raccogliamo di più per essere sicuri. Vabbè, ci sta. Giustamente, noi qua facciamo le robe un po' più... Dovrebbe bastare. Devo solo riportarla al rifugio. Allora, la cosa comoda è che comunque ti puoi teletrasportare così, e quindi bene o male perdi meno tempo. Per cui diciamo che queste missioni sono classicheggianti. Però mi sarei aspettato più zone aperte. Stiamo vedendo poche zone aperte in realtà, eh? Eccoti qui. Quindi, è sana e salva? Beh, sì, è lì di fianco a te. Non la ragazza. La terra. La terra! L'hai portata? Ah, sì. Ecco. Fantastico! Quando Martella è tornata a mani vuote, mi ha preso un colpo. Ma con questa, la mia ricerca può continuare. Prima effettuerò le misurazioni. Devo sapere quanto etere contiene ogni campione di terra. Dopodiché... Aspetta, quindi non eri... Preoccupato per me? Mi spiace deluderti, ma l'unica cosa di cui si preoccupa è la sua ricerca. Ma è... Tranquillo. Lui è fatto così. E se non fosse per lui, non coltiveremo niente qui. È il prezzo da pagare. Ma non dovresti pagarlo anche tu. Almeno ti ha dato qualcosa per l'aiuto? Tieni. So che non è molto, ma è pur sempre qualcosa. Ti offrirei anche qualche frutto, ma non so se mi ringrazieresti. Queste sono le mele... Un giorno crescerà qualcosa di decente, quando le mele di Angilla? Usata per la creazione, vabbè, tutto per creazione, va bene. Boh, abbiamo finito anche queste side quest, non credo che ce ne siano altre al momento. Sarebbe comodo un posto dove allenarsi. Quindi, amica mia, cosa mi dai? Che cosa vuoi? Salutarti. Stiamo partendo. Ottima decisione. Meglio che stare qui e farsi ingoiare dal nero. Dovresti ringraziare quella ragazza per molte cose, sai? Lo so. E lo farò. Ora, che cosa vuoi davvero? Sappiamo entrambi che non sei venuto per chiacchierare. Allora, va bene, queste noi già le abbiamo tutte. Qui siamo già messi bene, in realtà. Ecco, dovrei comprare questo, però
Sinceramente 11.000 gil al momento non li utilizzerei, anche perché il Rocco della Torre sì, lo utilizzo, riduce anche il tempo di 2,7 secondi che non è male, però sai che ti dico, prendiamo. È quasi regalato, lo sai? Sì, sì, va bene, lo prendo, dai. Tanto c'ho il coso da vendere qua, cos'era? Ah, ecco, l'insetto gil, questo qua. Minchia, 200 si vende? Hai qualcos'altro? Ah, penso di poterlo rivendere. Hai qualcos'altro? Pensavo di poterlo vendere... Ah, ecco, può essere venduto per ottenere gil. Quindi questo non mi serve per... Sì, grazie per quanto t'ho dato. Ah, penso di poterlo rivendere. Usato per creazione. Ok, questi li possiamo tenere tutti. Vabbè, dai, qualcosa l'ho recuperato alla fine. Ok, dai. Allora. Buona fortuna. Pensavo meglio, però vabbè, almeno qualcosa l'ho recuperata. Vorrei ringraziare anche Gav. Gav, cucciolotto Gav. Allora, io qua cosa avevo? Ah, io avevo quello dell'attacco, però, quello che mi aumentava l'attacco. Però va bene, dai, vabbè, sì, mi tengo questi però, ok. Sì, sì, va bene, mi tengo questi, anche se tanto l'attacco era più 2, quanto è più 10, non mi ricordo. Quindi ormai hai deciso, sì. Partiremo per Rosaria il prima possibile. Un viaggio nei ricordi, eh? Non è fighissimo Clive comunque, eh? Bei capelli proprio, mi piacciono i capelli Rosaria di Clive. Rosaria non è più quella di un tempo, Clive. Non da quando sono arrivati gli imperiali. Al primo problema correte subito al rifugio di Marta e chiedete della proprietaria. Crede nella nostra causa. Ditele che siete con Sid e vi aiuterà. D'accordo. Grazie, Gav. Senza te sarei perso. Sì, faccio solo il mio lavoro. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Tu sta attento, d'accordo? Detesto gli addii. Dov'è Sid quando serve? Portagli i miei saluti quando torna. Sì, lo farò. E qua Cigi. Quindi ora sono in gruppo con Jill. Ah, combatte. Grande Jill. Scusa per l'attesa. Che figa Jill, mamma mia. Pronta, mia signora. Pronta. Minchia, Ifrit e Shiva fianco a fianco. Ragazzi, io sto immaginando veramente... Sto immaginando l'apocalisse. Sto immaginando l'apocalisse. Perché ho veramente questa... questo forte... Non lo so, ora mi sta vagando in mente quest'idea che loro abbiano reinterpretato la storia di Shiva e di Ifrit. Così come l'avevano interpretata anche nel 15. Dove appunto Ifrit era stato manipolato da Ardyn e poi era Shiva che aveva fermato Ifrit congelandolo diciamo col suo soffio ghiacciato. Vedremo.